Però insomma di successi così non ne hanno tenuti tanti. Tanto è interessante vedere il dato dei battiti, delle frequenze cardiache. Sbaglia proprio l'ultimo Bergman. Bergman che adesso non ha più il miglior tempo, 2,04 km. Stesso tempo con Ferri, ma Wolf è quello che va più veloce sugli sci in questo avvio. Guillermo paga 8 secondi dal tedesco. Sì, c'era un problema con l'audio, stavamo parlando delle vittorie dei tedeschi in questo tipo di gara. I tedeschi hanno l'atleta che ne ha vinte di più di individuali. Peter Angerer, che non è papà né parente di Tobias, ma proviene dalla stessa zona, dalla zona di Ruppolding, che si è imposto 8 volte. Sei successi anche per Ulrich, Sieber e altri, insomma l'unico non tedesco ad aver vinto 6 individuali è Bjørdalen, che oggi parte con chance importanti e ovviamente se non sbaglia vince. Però Greis è campione olimpico in carica, Birbacher che però ha aperto male, era salito sul podio in occasione dell'unica individuale della stagione, insieme anche a Greis. Credo che i tedeschi abbiano chance importanti, certo che questa partenza di Birbacher non è molto incoraggiante, almeno per oggi. E seguiamo il poligono perché stanno arrivando ovviamente delle serie importanti. Mentre Gabriele dice, oggi direi che comunque vada ci sia da essere contenti, se non vince Bjørdalen è una bella sorpresa, se vince assistiamo a qualcosa che potremo raccontare ai nipotini. Sì, sicuramente, credo che comunque sia il favorito, c'è poco da fare, sta sparando bene, è vicino quasi all'89%, per cui con queste percentuali non si batte. Però seguiamo anche René Laurent Guillermo, che ha ambizioni che contano e in questo tipo di gara si è tolto più volte soddisfazioni importanti, quindi è la gara che ci ha dato davvero delle belle emozioni alle Olimpiadi. Ma vediamo, il primo poligono è fondamentale per entrare nella gara nel modo giusto. Apre bene da sinistra, secondo a segno, terzo veloce, quarto pure, e vai René, 5 su 5 per René Laurent Guillermo, che ha oltretutto davvero un buon tempo, tutti gli altri hanno sbagliato. Sì, tutti gli altri hanno sbagliato, per cui René si trova con un vantaggio di un minuto, è sui tempi di Bergman, che sugli sci è atleta di livello, e di Birbacher, stesso discorso di cui sopra. Sta sparando anche Ferri, con un tempo che di nuovo è vicino a quello di René. Direi una buona partenza. Io voglio sottolineare un dato: secondo me oggi il poligono è più facile rispetto ai giorni scorsi. Il sole ha dato molto fastidio sia nell'individuale che nella sprint. Oggi il sole non è un fattore. Gli atleti che partono con un pettorale basso però avranno visibilità migliore rispetto a Bjørdalen e compagnia, quindi potrebbero anche commentare gli errori strada facendo. Comunque la partenza per l'Italia è stata ottima, speriamo che si possa andare avanti così. Ci sono altri atleti importanti al poligono in questo momento, tra cui Wolf, Alexander Wolf, che stava andando forte sugli sci. Seguiamolo. Intanto Stefano da Roma dice oggi per un pronostico la gara dice la vince il bisonte bianco. Alvar Danevold, campione olimpico nel 98, medaglia di bronzo nel 2006. Ma seguiamo il poligono del tedesco. Sì, di Alexander Wolf. Torniamo sul discorso fatto in precedenza, ma che probabilmente non si è sentito per miei problemi con il microfono. L'Italia in questo momento ha 3 atleti qualificati per la partenza in linea. È importante che però Paluber riesca a conquistare dei punti importanti oggi, magari 10-15, per avere la certezza matematica di essere tra i 30 prescelti. Poi vi spiegheremo il criterio e vi daremo in tempo reale i nomi dei partecipanti alla partenza in linea, perché abbiamo creato un sistemino che ci consente di determinare i 30 fortunati. Io ovviamente do a Dambesi quello che è di Dambesi, l'ha creato lui e non poteva essere altrimenti. E 6 secondi e mezzo di vantaggio di Wolf su Ferri, 9,9 su Guillermo. Però anche il tempo di Alexander Wolf va tradotto in una certa maniera, è un atleta che parte sempre molto forte e difficilmente mantiene quel passo. Ha sparato bene anche Cherezov, che è sui tempi di Alexander Wolf. Ecco, Cherezov è atleta molto molto preciso al poligono, è atleta che si addice a questo tipo di gara, secondo me non è proprio un vincente nel termine assoluto della parola, però vediamo se oggi riesce a sfatare il tabù successo e conquistare questa vittoria che finora manca. Allora, intanto per dare subito una spiegazione a Silvio Facchin, storica, che ci chiede perché si chiama individuale questa gara. Perché era da distinguere con la gara a pattuglie, la gara storica, questa è la prima gara del biathlon. È un discorso che vale anche per la combinata, tanto per intenderci, cioè una volta si disputava, nella combinata poi la gara squadra è arrivata anche dopo. Comunque la prima gara disputata era l'individual, perché di fatto non era una gara squadre. Poi si sono aggiunti altri format, ma è rimasta la denominazione individual.
Tanto scusa Massimiliano, mi sembra importante. Michael Schlesinger a 8 secondi 8 di vantaggio nei confronti di Wolf al passaggio dei 2 km e 4. È un altro atleta che parte forte. C'è da dire che in un momento di grande fiducia, per me ha buttato via una medaglia. Con un po' più di fortuna sarebbe salito sul podio anche nell'inseguimento. Però è un tempo da tenere presente. Seguiamo il debutto di Rico Grossa ai campionati del mondo, un atleta che ha davvero vinto tutto. Il tempo non è così male, Rico Grossa come punto debole ha la velocità sugli sci, però è l'atleta più preciso del circuito, quindi un 20 su 20 da parte sua è anche preventivabile. Devo dire che il tempo è più che discreto perché è vicino a René, direi. Quindi 5 buona, su 5 per partenza. Rico Gross. Seguiamo anche Schlesinger che spara praticamente quando se ne va Rico Gross. Però un dato mi sembra importante, Massimiliano: ci sono addirittura 3 russi senza errori nella prima serie, tra cui Rotskov e Kruglov. Tempo di Rico Gross direi interessante, poco dietro René, però attenzione a Schlesinger che fa segnare un tempo pazzesco. Schlesinger che ha un vantaggio al primo poligono di 7,5 nei confronti di Wolf. Cerezov è terzo, Ferri è quarto, Guillermo comunque si mantiene in un'ottima quinta posizione. Se cambiano le condizioni davvero i norvegesi hanno preso una sola pazzesca, perché rischiano davvero di pagare una scelta forse infelice, perché almeno in avvio le condizioni sono direi ideali. Sì, vediamo Grais che sta sparando bene e ha un tempo direi vicino a quello di Cerezov e Alexander Wolf. Grais che ha sparato in piazzola 13, deve percorrere una trentina di metri per arrivare alla fotocellula dell'intermedio. Direi che è davanti a Ferri, comunque bene anche Michael Grais, gara che finora bellissima, insomma, non consente errori. Ed è bellissima, ci sono 10 atleti e tutti davvero di grosso nome nelle prime 10 posizioni in 30 secondi e mezzo dopo il primo poligono. Stanno arrivando veramente tantissime mail, cercheremo di leggerle e di rispondere al maggior numero possibile di email. Esattamente. Qui siamo, credo, sul replay di Michael Grais, che è stato molto preciso, 5 bersagli senza grossi problemi per lui, c'è Sven Fischer anche. Furched senza errori anche lui. Tempo di Sven Fischer di quelli che si lasciano guardare, però ha atteso parecchio prima di rilasciare il primo colpo. Tanto salutiamo Andrea che dice: vorrei sottolineare come meritano complimenti i dirigenti tedeschi che hanno pazientemente atteso a far correre in Coppa del Mondo Magdalena quando altri avrebbero potuto avere la tentazione di gettarla subito nella mischia. Intanto Fischer saluta la compagnia. Sì, 2 errori sono davvero troppi. A conferma di quello che dicevi tu prima, che forse è un rischio giocarselo nella staffetta. Ma io l'ho visto anche in allenamento in questi giorni, francamente non mi ha impressionato per niente. Anche sugli sci probabilmente non forzava, ci mancherebbe altro. Però si vedeva che era in affanno. Poiré con un tempo discreto anche lui, sono tutti lì insomma, solo Schlesinger ha fatto la differenza in questo primo giro. Poiré punta deciso la medaglia d'oro, l'ha dichiarato ai colleghi francesi, anche se sostiene di faticare ad adattarsi a queste condizioni di altitudine. Sui tempi di René comunque. Direi che adesso per aspettare poligoni interessanti bisogna aspettare Sicora con il 20, poi Berg con il 25, De Lorenzi con il 26, Mesotisch con il 28. Intanto ringrazio tutti coloro che ci stanno segnalando e io giro poi la segnalazione alla regia, tipo Maurizio che ha scritto e non soltanto lui ma anche Maurizio per quanto riguarda insomma che il suono sia in sincronia con le immagini. E poi Milos che invece appunto si lamentava, diceva semplicemente, segnalava che il microfono di Massimiliano non era aperto. Sì, adesso credo che ci sia tempo per leggere qualche mail, visto che gli atleti stanno percorrendo il secondo giro, almeno quelli del primo gruppo, e devono ancora transitare 6 km o 400 metri. Lì sarà importante vedere chi magari è riuscito a inseguire le marce alte. Ecco qui René che sta andando forte, perché ha dato 10 secondi in più a Birbacher e Bergman in questi 2 km, quindi il passo è importante. Abbiamo già risposto a Marco da Busalla a proposito di Grais, della sua condizione che è buona, lui vede bene Cerezov. Sì, abbiamo detto che però non è un grandissimo vincente finora, ma è atleta da seguire con attenzione. Come colui che è arrivato al poligono in questo momento, Sicora, che vinse il titolo mondiale qui ad Anterselva nel 95, lo vinse
parzialmente a sorpresa, mentre ti segnalo che il vento si è leggerissimamente alzato. E secondo me anche un po' la visibilità, la luce, diciamo così, comincia a scendere. Ed è un problema per le sessioni di tiro in piedi. Comunque Sicora non sbaglia, è in gara anche lui, Sicora atleta che, a differenza di altri, non parte mai fortissimo, ma dal terzo giro in avanti riesce a tenere un passo importante, quello senz'altro. Tanto salutiamo anche Alberto da Bollate, che ha 11 anni e evidentemente è tornato da scuola dopo che si era gareggiato nel Super G ad ore. Ci sono stati tutti e due Super G e voleva sapere come è andata a finire. Beh, sappiamo della storica medaglia d'oro di Patrick Staudacher, la prima in assoluto nel Super G al maschile e la seconda come titolo nella velocità dopo quella di Zeno Colò nel 52 a Oslo, però si parla di Olimpiadi. Intanto da segnalare che René ha recuperato su Alexander Wolf, quindi come era preventivabile, insomma, Alexander Wolf non è riuscito a mantenere il passo del primo giro, però questo riscontro cronometrico lo seguiamo con attenzione, perché tutti i tempi sono importanti, almeno degli atleti del primo gruppo, quindi teniamo d'occhio bene la situazione. Anche Ferri, come René, mi pare che abbia guadagnato qualcosa. Anche Cerezov bene sui tempi di René e di Ferri. E però ad esempio vedi già Cerezov nei confronti di René ha perso 8 secondi. Quindi finora la prestazione dell'azzurro è superlativa. È arrivato Bergman al suo secondo poligono, il primo in piedi. La regia invece va su Alexander Wolf, che in questo momento è il battistrada, almeno i 6,4 km, però dovrà passare Schlesinger. Seguiamo soltanto con le nostre immagini. Bergman purtroppo sì. Beh, adesso inquadrano Guillermo e va bene così. Bergman però senza errori al secondo poligono. Sì, René che è andato a riprendere Pinter, che quindi è 30 secondi più lento sugli sci. Significa che René in questo momento ha un buon passo. Speriamo che possa trovare anche un training importante magari nel prossimo giro. Ci sono diversi atleti che stanno partendo, alcuni anche di buon livello, quindi più freschi perché nel corso del primo giro, e quindi utili per dare una mano a René. È arrivato anche Birbacher, che non si può permettere errori, va a sparare da quella piazzola 29 che ha portato male un po' a tutti nelle gare delle prime due giornate. Finora bene Andreas, comunque attenzione che Andreas può rientrare in gioco. Questo errore però altro errore, un altro errore per lui davvero importante, tre errori alla fine, è fuori gioco. E attenzione che per quel discorso staffetta la lotta è aperta, perché Birbacher ha commesso tre errori, Fischer due, non credo che Wolf concluda questa prova con un 20 su 20. Anche se poi in realtà secondo me bisognerebbe guardare altri criteri, non tanto il risultato di oggi. De Lorenzi al poligono, mentre vi segnalo che Alexei Aidarov è veloce sugli sci, il secondo tempo è 2,4 km. Schlesinger è passato in testa ai 6,4 km con 16 secondi di vantaggio su Wolf. De Lorenzi molto bene nei primi due. Schlesinger... C'è anche Guillermo però. Attenzione, Schlesinger è incrementato su tutti. Italia al poligono, De Lorenzi 4 su 4. Purtroppo sbaglia l'ultimo. Seguiamo la serie di René che è importante, dai. Sì. Sì. Bravo, comunque. Non buttarlo via questo, dai. No! Bravo, perché aveva fatto bene ad aspettare, perché non c'era tutta l'esigenza di avere fretta come in una sprint. Comunque resta in testa, vediamo cosa faranno gli altri. Finora poligono che è stato difficile per tutti. Ferri però bene, ma Ferri è un atleta di grandissima costanza, è migliorato moltissimo in questa stagione, soprattutto al tiro che era il suo punto debole. Ferri in testa, comunque René in secondo, è ancora in gara per la vittoria o per il podio. Greis è secondo ai 6,4 km dietro a Schlesinger. Greis ha allungato in questo giro, è uno di quelli che sta tenendo un buon passo. Però direi che René dopo Greis e Schlesinger è l'atleta più veloce in pista, quindi questo dato va tenuto in considerazione. Alexander Wolf al poligono in questo momento, un Wolf che ha raggiunto un russo. E dovrebbe essere Cerezov. No, Rozkov, scusa, il 7, giusto? No, Cerezov deve arrivare. Allora, io seguo Rozkov e tu segui Alexander Wolf. Primo assegno del tedesco. Sbaglia però il secondo, questo è un problema. Rozkov è lento invece, comunque ha commesso un errore. Si è ripreso bene Wolf. 4 su 5 per Rozkov e direi 4 su 5 anche per Alexander Wolf. Direi che
Roscoe è sicuramente dietro a René, mentre Alexander Wolf rimane avanti di 6-7 secondi, forse 8, dai, giù di lì. Sono 8 e mezzo di vantaggio tra Wolf e... no, mi correggo, sono... sì, siamo lì, sì, giusto, dai, è giusto. Vediamo Cherzov ha tirato la grande nel mese di dicembre, poi un po' calato a gennaio, però è uno che quando conta i bersagli li chiude, non però, adesso però. C'è stato il primo errore per lui. E credo che sia dietro a René, anche perché ha sparato nella piazzola 26, deve percorrere 100 metri per arrivare alla fotocellula. Fotocellula che è stata, diciamo, anticipata rispetto alle altre gare di una cinquantina di metri, proprio subito quando si fa la curva all'uscita dal poligono. Beh, la spiegazione è semplice, non c'è il giro di penalità di mezzo, conseguentemente la fotocellula viene spostata in avanti. Cherzov... da valutare sugli altri poligoni, perché non so che passo possa tenere nei restanti tre giri. A proposito di passo, attenzione ad Aidarov, che è senza errori al primo poligono. Rispondiamo a Cesare Dall'Odi, che dice se in sostanza Biordano ha scelto lui il pettorale. No, viene estratto, uno può scegliere il gruppo di partenza ma non il pettorale. Esatto, gli atleti che però appartengono al cosiddetto gruppo rosso, ossia i migliori 30 della classifica di Coppa del Mondo, possono scegliere qualsiasi gruppo. È loro facoltà di decidere in che momento di gara partire. Poi all'interno di ogni gruppo avviene un sorteggio computerizzato. Schumann non velocissimo sugli sci rispetto ad altre occasioni, però non sbaglia e andrà a far segnare il secondo tempo dietro Ferri. Vi segnalo anche il numero di partenza di Windisch, che è l'85, abbiamo parlato degli altri azzurri. Allora, c'è un dato interessantissimo, Dario. Schlesinger ha preso un minuto a Nikolaj Kruglov in praticamente due giri. È tanto un minuto in due giri. Vediamo se adesso non sbaglia Schlesinger, perché sugli sci sta andando come Bjørndalen. E c'è anche Kruglov. Che però insomma sì, va valutato per il suo tempo in questo momento, non eccezionale, errore. L'unico a non aver sbagliato finora è Ferri insieme a Schumann dopo due poligoni. Butta via la gara Schlesinger, mentre Kruglov zitto zitto invece tira fuori un 5 su 5. Kruglov è arrivato a questo poligono praticamente con un minuto di distacco nei confronti di Schlesinger, esce dal poligono con un minuto di vantaggio. Greis, tempo che anche in questo caso si lascia guardare, con un 5 su 5 in prima posizione. Vediamo Greis, grosso senza errori come diceva Massimiliano, vediamo se riesce a ripetere la situazione anche Greis. Gross sta andando più forte di Kruglov però, non dimentichiamolo. È errore pesante questo, è un errore pesante per il campione olimpico. Che comunque sarà il migliore dei tedeschi con errori, perché andrà davanti ad Alexander Wolf. Non dimentichiamo che Grossi invece non ha sbagliato, però paga 35 secondi da Björn Ferri, che finora è il punto di riferimento per tutti, perché sta tenendo un ottimo passo sugli sci e non ha ancora sbagliato. Greis possiamo dire che è il più veloce di coloro che non hanno avuto due serie perfette, perché infatti è quinto. Guillermo comunque da Greis perde soltanto 14 secondi ed è al momento in settima posizione. Schlesinger, che andava così forte per esempio, è precipitato in undicesima posizione. Infatti. Segnaliamo che c'è anche Fourquet per la Francia, senza errori dopo due poligoni, però vediamo dove si va ad infilare in seconda posizione dietro Ferri, con un distacco di 7 secondi, quindi finora per lui la gara della vita. Altro atleta giovane, classe 84. C'è Fischer che sta sparando, e però aspettiamo Poiret anche. Sì, sta arrivando. Prima di Poiret, Gilles da Grassobbio dice oggi vedo meglio De Lorenzi rispetto a Guillermo, perché solitamente è un po' più preciso al poligono. Esatto, 5 su 5 per Sven Fischer, che si avvicina ad Alexander Wolf in questa sfida interna della squadra tedesca, però Fischer teoricamente il posto garantito squadra ce l'ha, per cui lui può anche sbagliare oggi. Eccolo qua, Rafa Poiret. Robert, intanto il suo compagno di squadra nella serie a terra, senza errori, l'alternanza delle serie diverse nella gara individuale. Tempo è discreto ma non eccezionale, quindi non può sbagliare assolutamente. Beh, ma oggi non si deve sbagliare. Dietro a Fourquet comunque, e anche con una decina di secondi di distacco. E ricordiamo che i norvegesi non sono ancora partiti. Esattamente. E adesso dobbiamo aspettare Sikora con il 20.
Vi segnalo Novikov, ottavo tempo ai 2-4. Mentre abbiamo primi passaggi significativi ai 10 km 4, con lo svedese Bergman che ha 30 secondi ma anche un errore in meno rispetto a Zimmen, e ha 2 minuti poco meno su Birbacher, che però ha 2 errori in più. Sì, un Birbacher che francamente mi ha un po' deluso, credevo che potesse affrontare meglio dal punto di vista psicologico questa gara, invece ha sbagliato parecchio. Vediamo René a questo passaggio, 43 secondi e mezzo di vantaggio su Bergman, ne aveva dopo il secondo poligono, allora adesso ne aveva 21, no, René sugli sci sta andando davvero forte, niente da dire, però sta andando forte anche Ferri che arriva in questo momento. Ferri ha sfiorato la medaglia nella sprint, poi nell'inseguimento non è stato un fattore, devo dire che oggi sta lottando davvero alla grande. Salutiamo Ilaria da Varese che dice: siete la mia rovina voi due, perché ho 2 esami da preparare, ma tra mondiali di sci e biathlon non mi stacco dalla TV. La capisco, perché insomma sono problemi che ho vissuto anch'io in altri tempi. Sicora sbaglia e il tempo sugli sci non è assolutamente buono, quindi la situazione di Sicora va pesata magari dopo un altro poligono, adesso sicuramente non è buona. Io direi anche fuori gara con l'altro errore che è arrivato. Ferri ha guadagnato 5 secondi ai 10-4 su Willermo, mentre si sta preparando Uleanar Bjørdalen. Esattamente. Teo introduce l'argomento Norvegia, dice: la gara di Andresen sarebbe la sprint, però non l'hanno fatto gareggiare, invece lo buttano nella mischia nella gara individuale, dove è importante più che mai essere regolari al poligono. Sappiamo che non è la specialità di casa della casa. Lo stesso Lars Berger è capace in questa gara di prendersi 10 minuti solo di penalità, eppure gareggia mentre va fuori Svensson, che poteva essere uno dei protagonisti. Sì, sono le stesse considerazioni che ho fatto ieri vedendo gli iscritti della Norvegia alla gara, sono rimasto abbastanza perplesso, poi ci siamo un po' confrontati anche con commentatori stranieri, si è arrivati un po' alla conclusione che l'obiettivo dei tecnici norvegesi è risparmiare Svensson in prospettiva altre gare, vedi staffetta mista, vedi staffetta e vedi partenza in linea, per cui si è detto: questa è la gara più faticosa, diamo un turno di riposo a lui, e quindi spazio per Andresen e per Berger, che secondo me c'entrano poco con questo tipo di gara. Tu che dici? Vabbè, sì. Intanto seguiamo Willy. Ecco, il poligono di Paduber è importante, lui ha bisogno oggi di andare a punti, magari di arrivare 18°, 20°, perché poi c'è la chance di entrare nella partenza in linea. Ha aperto male, 2 errori. Mamma mia, questa che potrebbe essere la penultima gara sarà così la penultima gara ai campionati del mondo, visto che farà la staffetta di sicuro. 39 anni, 14 mondiali, l'ultimo italiano a vincere un titolo iridato. Tashler non è particolarmente soddisfatto. C'è anche Tim Burke in questo momento. Ricordiamo che oggi ci sono anche cinesi di fascia A tornati dai giochi asiatici che si disputavano appunto in Cina, Changchun. Forse più interessante vedere le ragazze domani. Non dimentichiamo che però Zhang salì sul podio in questa gara proprio da Anterselva, quando ci fu la cosiddetta gara perfetta di Bjørdalen, che diede praticamente 2 minuti a tutti. Bergman al suo terzo poligono intanto. Importantissimo. Sarà più importante quello di Ferri poi comunque. Altro errore per Bergman. E quindi fanno 2 a questo punto. Vedete le pulsazioni di Bergman. La massima è di 196. Però dovrebbe essere arrivato anche De Lorenzi, credo. Sì, sì, è lui. Con il pettore al numero 26. Ma c'è anche Willermo, forse. René sta arrivando adesso, eccolo qui, con il 5. De Lorenzi va in piazzola 19, vediamo dove si va a collocare René. Birbacher intanto senza errori. E quindi rientra in gioco per una posizione magari nei 15, difficilmente potrò fare meglio, a meno di grandi errori degli altri. Parte bene De Lorenzi, Novikov è ottavo dopo il primo poligono. Questo poligono chiave per René. Grande Delo, senza errori, 5 su 5, adesso però tocca a Willermo. E c'è anche Ferri che... No, apre male a terra.
no, due errori, gara finita. È importante magari colpire gli altri due, dai. Va bene, dai, 3 su 5, insomma. E 2 su 10 a terra. Mentre Ferri, attenzione, che va per il 15 su 15. Che gara, Bjorn Ferri. Si gioca al podio, l'ultimo poligono decisivo. Mesutić senza errori. Ecco, Mesutić un altro di quelli da circoletto rosso, perché a Pokljuka ha corso molto bene, era in condizione. Mi ha lasciato un po' perplesso, sia nella sprint che nell'inseguimento, però non può aver perso la condizione, quindi attenzione. Anche perché Mesutić in questo forma di gara ha già fatto cose interessanti. De Lorenzi dopo due poligoni è sedicesimo con 1,48 da recuperare. E direi che oggi, insomma, le speranze di avvicinare il podio sono sfumate, onestamente, visti gli errori iniziali di Willy Paluber, i due errori in questa terza serie di Guillermo e l'errore iniziale purtroppo di De Lorenzi. Tu hai ragione, però insomma possiamo sempre correre per piazzamenti importanti. Sì, sì, quello di sicuro. Anche essere nei 10-15 può essere considerata una vittoria. Bene Alexander Wolf in questo poligono, un Alexander Wolf che sta sparando abbastanza bene nelle ultime tappe di Coppa del Mondo, bene, bene. Insomma, 14-15 per lui dopo tre poligoni è una prestazione sopra le righe. Potrebbe essere l'ultimo frazionista della Germania? Mai e poi mai. Mi auguro di no per loro, perché con Alexander Wolf in ultima frazione rischi troppo. Però potrebbe essere l'ultimo frazionista, perché no? Io Grais tutta la vita, però... Direi che è quello più stabile, anche se Wolf sta facendo i risultati migliori tra i tedeschi in questo momento, insomma. Tanto c'era cominciamo a di nuovo aprire il discorso delle email, mentre Fourcade è sempre secondo ai 10,4 km, dove passa anche Poiret, i due francesi all'inseguimento di Ferri. Sì, ma hanno perso un'eternità, perché Fourcade dopo il due poligoni aveva un distacco di praticamente 7 secondi, ne ha persi 20 di secondi 2 km, sbaglia tanto all'Aidar, tu dicevi in precedenza che lui è fuori gioco. Sì. Fabrizio da Ferrara dice, a parte l'enorme differenza di budget rispetto alle altre nazionali, voi che potete vederli da vicino, dove sta la differenza di qualità della nazionale tedesca? Solo organizzazione, allenamenti, competitività interna e visibilità mediatica? Tutto, nel senso che innanzitutto se tu hai 10.000 praticanti è più facile che nasca il campione rispetto a paesi che magari ne hanno 100 di praticanti. La grande differenza è fatta principalmente dai numeri e poi possiamo agganciare ogni cosa, organizzazione, visibilità televisiva, spazio sui giornali, insomma c'è una storia in Germania che per la verità c'è anche in Italia, però non nei termini della Germania, non possiamo confrontarci con Germania, Norvegia e Russia. La Francia per noi potrebbe essere un buon punto di riferimento. Ecco, forse la Francia potrebbe insegnarci qualcosa in termini di organizzazione. Tanto Schumann per inserirsi in seconda posizione e ci riesce. Per un minuto da Ferri, eh? Sì. L'amico Renato da Milano all'indirizzo diretta @eurosport.com dice: il mio pronostico, Wolf, Schlesinger e Björdalen. Poi scegliete voi l'ordine. Sì, per come era partito Schlesinger ci stava, poi però ha sbagliato un po' troppo al poligono. Chiaro che se mantiene quel passo, anche con due o tre errori, può rientrare in gioco. Non so se Schlesinger intanto adesso ha completato una serie senza errori. Appunto, quindi è 13 su 15 e credo che possa essere secondo o terzo, vediamo. Adesso devo sistemare di nuovo la situazione. Grais e Kruglov. Grais ha preso un minuto e mezzo a Kruglov quasi. Schlesinger ha commesso quei due errori nella seconda serie che gli costano parecchio, perché Ferri gli dà 1,51. Sai perché, Dario? Perché Ferri sugli sci sta andando come Schlesinger, se non più forte. Non ho capito se Grais ha chiuso l'ultimo, sì. E allora Mickey Grais va per la seconda posizione. C'è anche Gross al poligono. Gross che paga qualcosa sugli sci, tant'è che Grais ha recuperato praticamente più di un minuto. Grais davvero una bella gara finora, più veloce di Ferri. Bisognerà poi vedere se per esecuzione al tiro, per velocità sugli sci è ancora in lotta per una medaglia, però c'è l'incognita Norvegia. E i norvegesi li vediamo qui sotto che stanno per partire. Björdalen con l'89, adesso sta partendo credo l'82. Buon momento per quanto riguarda la Germania con Gross che rimane senza errori, come soltanto Ferri, Schumann, Kruglov
e qui ci fermiamo. Sì, però Krugrov Dario, se mi consenti, sì, sì, con una prestazione così al poligono 15 su 15 non puoi essere. Dov'è Krugrov? È quinto dopo tre poligoni. Tanto salutiamo mamma Maria da Falcade, la mamma di Fulvio Scola, che ringraziamo per le belle parole e che insomma cercheremo anche di aiutarla per il piacere che ci chiede, cioè di insomma tenere da conto la cassetta della prestazione di Fulvio Scola. Scola che secondo me è atleta da tenere in considerazione per la staffetta azzurra, perché Otep ha fatto una cosa straordinaria partendo col primo gruppo senza avere nessun tipo di riferimento. Un bravo a lui, è il nome nuovo nella squadra azzurra, spero che possa trovare lo spazio che merita. Fourcade 33 secondi di distacco, però non ha sbagliato. È molto importante quest'altro piazzamento. C'è anche Poiré, credo, in zona, sai? Arriva adesso. Poiré che è un altro con 10 su 10. Vediamo dove si va a sdraiare il francese. Rischia un contatto con un atleta che parte. Piazzola numero 7 per Poiré. Mentre credo che abbia sparato bene Sven Fischer. Senza errori. Come era facile intuire dalla partecipazione del pubblico. E Fischer sull'uscita andando abbastanza forte. Vediamo se Poiré per andare, insomma, stare sul tempo di Fourcade. Magari anche qualcosa meglio, però difficile. Questo era delicato per lui. Molto bene Poiré. Comunque Dario, scusa. 15 su 15 anche per lui. Bjørdalen non avrà vita facile. Bjørdalen sa cosa stanno facendo gli altri. Sta per partire, mancano due minuti prima della sua partenza appunto. E quanti errori si potrà permettere oggi? Forse uno. Eh sì, devo dire che comunque è una gara molto molto interessante e aperta. Robert ancora senza errori. C'è Schulman invece al primo poligono. Mentre salutiamo Roberto che ci sentirà nella replica e quindi salutiamo anche lui perché in ufficio non può guardare la diretta. Tifosi norvegesi che vengono inquadrati perché sta appunto per partire Bjørdalen. Attenzione all'alce. Attenzione all'alce. Beh, a questo punto però possiamo davvero riassumere la situazione, ci aiuta la regia. Davanti atleti che non hanno sbagliato, non è un caso. Per quelli che hanno commesso un errore, solo Grice è in gara. Se Grice mantiene questo passo, si presenta all'ultimo poligono in seconda posizione. Delusione per quanto concerne i russi. Rotskov peraltro ha anche sbagliato tanto in questo poligono. Per quanto concerne René, resta il rammarico per gli errori in questa serie. Per il resto sugli sci è andato abbastanza bene. Sì, però adesso le occasioni sono sempre meno per poter fare quel colpaccio che insomma speriamo sempre possa arrivare. Intanto salutiamo Ettore da Forlì che ci fa notare come non hanno inquadrato la partenza di Guillermo per insistere su Bergman, ma c'è un motivo, insomma, è proprio per il fatto delle pulsazioni. E poi dice, insomma, con un po' più di tranquillità René potrebbe davvero stare lì con i migliori. Ma la componente psicologica è molto importante. Però io voglio dire una cosa, mentre parte Bjørdalen, che ovviamente ha il pettorale bicolore, perché teoricamente è leader della classifica di Coppa del Mondo e di quella di specialità. Volevo dire, René, praticamente dopo 14 km 4, è davanti a parità di errori a Simmen, a Birbacher, e quindi ad atleti di un certo livello. Partito Ulehaner Bjørdalen alla caccia del decimo titolo ai campionati del mondo, l'ottavo individuale, non come gara individuale questa che stiamo per seguire, ma singolarmente, mettiamola così. Intanto nel quarto giro Bjørferri ha guadagnato 2 secondi su Alexander Wolf e un paio di secondi anche su René. Però stanno arrivando gli atleti all'ultimo poligono, almeno quelli del gruppo rosso. Tanto Paluber al poligono, seconda serie, quindi in piedi per Billy the Kid, Piazzola numero 22. C'è stato l'errore proprio all'ultimo bersaglio. 4 su 5 per lui, come 4 su 5 anche per Janez Maritz. Errore pesante per Maritz perché a terra ancora discreto, in piedi in genere ci sono problemi grossi. Tim Burke, il nome nuovo di questa stagione, si presenta al suo terzo poligono con un discreto 9 su 10, potrebbe inserirsi nelle prime 10-15 posizioni. Intanto c'è Simmen al poligono,
C'è anche Lars Berger al suo primo poligono, quindi entrano in gioco i norvegesi, la regia puntualmente lo inquadra. Burke comunque bene, 14 su 15. Tanto per Simen, che dicevamo in precedenza, un 3 su 5, quindi 5 errori totali. Berger come al solito qualche errore lo commette, però con uno ci può ancora stare. Uno può andar bene. Interessante vedere il suo tempo, Dario, vediamo se riesci a estrapolarlo dalla grafica in qualche modo. Intanto posso dire che Berger comunque ai 2-4 aveva 10 secondi di ritardo da Schlesinger e adesso aspettiamo chiaramente il parziale di Berger. Però il tempo di Jaroslav Soukup mi fa pensare che i cechi abbiano materiali straordinari, perché al secondo tempo, a metà del primo giro. Mentre sto aspettando, allora Berger non è velocissimo sui sci, ha 1,28 di ritardo. Però da Schlesinger, Dario, io credo che gli skimmer della Repubblica Ceca abbiano trovato la giusta alchimia. Birbak era un'ottima seconda parte di gara, un 10 su 10 a chiudere, 17 su 20, tanto per me rimane nei 10. Sta arrivando Ferri, che con un altro poligono senza problemi può chiudere il discorso per una medaglia praticamente certa. Però ci sono anche Cristian De Lorenzi e Guillermo. Come ci dividiamo? Io prendo Ferri, tu segui gli italiani, che almeno hai la grafica davanti. Bergman intanto malissimo, due errori nell'ultimo poligono. E arriva l'errore. Di chi? Di Ferri. Esatto. Due. E ce ne sono due su due per Guillermo invece. Ferri, va per il terzo. Ferri potrebbe aver sbagliato, buttato via la gara ed è in assoluta crisi. Grande René, grande reazione, 5 su 5 nella serie in piedi. E Ferri non ci capisce praticamente più nulla. È partito bene anche De Lorenzi, 3 su 3. Attenzione anche a Mesotic, un'altra serie pulita. Ricordiamo che De Lorenzi 5 su 5. Ferri ha perso la medaglia nella sprint perché ha perso troppo tempo al poligono, terzo errore, che suicidio. Se ne va la possibilità di imitare Adolf Wiklund, che vinse nel 58 la medaglia d'oro proprio in questa gara a Saalfelden. E praticamente a questo punto Ferri è sui tempi di René, perché ha commesso tre errori a testa. Male Vitek con un doppio errore subito in avvio. Questa gara non è mai decisa fino all'ultimo poligono, Frode Andresen, Docet. Tanto De Lorenzi scala qualche posizione, è al momento tredicesimo dopo tre poligoni. De Lorenzi sta facendo una grandissima gara. Comunque, dai, diciamo che fino a questo punto René è davanti. Arriva Alexander Wolf al poligono, che può andare in testa. Si può permettere un errore per rimanere davanti e con due sui tempi di Ferri. Al momento Guillermo è secondo con 7 secondi e mezzo di ritardo da Björn Ferri. Bene, adesso Alexander Wolf non può più sbagliare. Per rimanere davanti, ovviamente. La regia che inquadra anche Rotskopf. A questo punto direi che i francesi hanno ottime chance. Ecco, Rotskopf credo che sia 18 su 20. L'unico con due errori. E infatti va davanti. E deve gestire quasi una trentina di secondi di vantaggio su Ferri in quest'ultimo giro. Comunque sono tornati tutti a essere molto vicini, perché sì, hanno tutti sbagliato. Ha sbagliato Ferri, che aveva grande margine. Quindi adesso attenzione a Grice, a Fourcade e a Poiré, ovviamente. E a Poiré. E io terrei d'occhio anche Cerezo, che credo sia arrivato al poligono in questo momento. Piazzola 26 per Ivan Cerezov, non inquadrato dalla regia. Mentre Poiré al 14-4 di passaggio ha un ritardo pesante, però Ferri ormai se l'è bruciata, sì, la gara. Però segnaliamo una cosa, Dario, che Grice ha scavalcato Poiré e Fourcade. Era dietro dopo il poligono. Tanto Cerezov 2 su 2. Ecco qui la regia puntualissima. E eccolo qua, davvero molto buono, va in testa. 19 su 20, basterà per salire sul podio? Questo è il grosso interrogativo. Bisogna aspettare i francesi, chiaramente. Ada ci scrive e dice che in Valpulteria c'è sua mamma e ha notato che un nutrito gruppo di tedeschi presenti per i mondiali dall'albergo dove alloggia appunto la madre sono partiti già domenica sera perché erano delusi. Ma io gli dico, il pubblico c'è anche numeroso oggi, lo stesso pubblico che c'era sabato. Domenica era veramente il pienone, c'erano più di 15.000 spettatori. Senza dubbio, senza dubbio. Adesso aspettiamo i due francesi che sono prossimi al poligono. Ah, c'è anche Schlesinger, attenzione, 5 su 5 di Schlesinger. C'è anche Frode Andresen. Schlesinger ha sbagliato nella serie in piedi. La regia però inquadra Schumann,
Schumann che può andare in testa e può essere l'unico senza errori. Attenzione che Schlesinger va per il 5 su 5, questo è Schlesinger. Schlesinger è da medaglia, Schlesinger è da medaglia. Adesso aspettiamo il suo tempo, non sarà lontanissimo da Scherzov. E Greiss anche lui per la medaglia. Schumann un errore, dunque, attenzione anche a Greiss. Miglior tempo per Schlesinger, 3 secondi di vantaggio su Scherzov. Frude Andresen è secondo dopo un poligono. Vediamo un po'. Non sbaglia comunque dopo quell'errore e rimane ancora lì con la possibilità di stare sul podio. È sui tempi di Schlesinger e Scherzov, un ultimo giro da cardiopalma, praticamente tre atleti nel giro di 4-5 secondi. Greiss che sarà primo, Schlesinger secondo e Scherzov terzo. Senza i due errori nella seconda serie a terra Guillermo sarebbe in testa. Kruglov per il 20 su 20, sarebbe il primo finora a completare la gara senza errori. Esita proprio sull'ultimo. Poi voglio vedere il tempo di... però lo trova. Il tempo è vicino a quello di Greiss. Sì, è miglior tempo probabilmente. Vedi quanto paga un 20 su 20 in questa gara. Vediamo cosa combina Kruglov in quest'ultimo giro. Sì, comunque ragazzi, ci sono 4 atleti in 13 secondi. Bellissima gara, però posso aggiungere che Björdalen, teoricamente, se i francesi sbagliano, va la vita facile. Teoricamente, ovviamente. Adesso dobbiamo aspettare davvero Fourcade e anche Poiret. C'è anche Rico Gross, ecco, che può andare sulla stessa strada di Kruglov. Temo che Rico Gross sia già dietro Schlesinger. Però, vediamo. Ovviamente con un 20 che campione sarebbe dietro Schlesinger. Comunque che campione, 19 su 19. E anche lui, 20 su 20 alla prima gara mondiale. Però non oltre, avrà quinto tempo, dai. E Dario, seguiamo sicuramente l'ultimo giro con i vari riscontri cronometrici per capire chi si avvantaggia. Tutti molto vicini in 5, racchiusi in 16 secondi. E non è finita perché ci sono ancora i francesi che devono sparare. Simon Fourcade per andare in testa, sicurissimo finora. Sbaglia. E comunque è stato bravo a infilare gli ultimi due. Sarà dietro a Rico Gross, quindi in sesta posizione. Adesso la chance grossa ce l'ha Poiret per andare decisamente al comando. Esatto. Vi segnalo ancora che Andresen non ha commesso errori al primo poligono ed è sui tempi di Schlesinger. C'è anche Sven Fischer che sta sparando in piazzola 27. E ha preso i primi due. Poiret però, attenzione, adesso tutti su Poiret perché può davvero giocarsi la medaglia, forse qualcosa di pesante. Guardate il tempo. Può uscire con quasi un minuto di vantaggio. E va in difficoltà su questo terzo bersaglio. Però esperienza, passa al terzo. Anche il quarto, ne manca uno per andare al comando. Non lo sbaglia! Poiret è tornato, 20 su 20, adesso bisogna aspettare ovviamente Björdalen e compagnia. Tanto vi segnalo un errore di Windisch. 46. Sì, 46-8 di vantaggio, è un bel capitale. Sì, credo che solo Björdalen possa andarlo a sconfiggere oggi. E Björdalen ormai dovrebbe essere prossimo al poligono. Senza dimenticare il signor Alvar Danevold, che la sua la può sempre dire in questo tipo di gara, considerando che poi in tanti hanno sbagliato. Eccolo qua Björdalen che ha il miglior tempo sugli sci ai 2,4 km di 3 secondi su Schlesinger, la dimostrazione che la sua forma forse è anche cresciuta e va oltre gli ottimi materiali della Repubblica Ceca. Dario, poi andiamo a vedere cosa succede nell'ultimo giro. Il tempo di Björdalen che ovviamente si commenta da solo, c'è poco da aggiungere. Sbaglia però Björdalen. Adesso è una gara di inseguimento per lui. Ed è gara che forse non si può più fare a questo punto. Rimane tre errori. Rimane stregata la gara individuale ai campionati del mondo. Esatto, perché in questa gara Björdalen ha conquistato solo una medaglia di bronzo in occasione dei mondiali di Oberhof. Peraltro quelli che lui, insomma, ricorda con tanto rammarico, perché in quell'occasione Poiret lo surclassò in lungo e largo. E allora forse la giornata della Francia, la giornata di Raphaël Poiret. Però allora andiamo a vedere, come diceva Massimiliano, quello che sta succedendo dietro.
Beh, Ferri sta chiaramente allungando, spingendo sugli sci nei confronti di Guillermo, ma devono passare ancora tutti coloro che hanno commesso meno errori. Beh, direi che anche Alexander Wolf sta andando abbastanza forte, se la gioca con Ferri, e di stacco è rimasto invariato, però Wolf più veloce di Guillermo. Wolf tiene il ritmo di Ferri. Per curiosità, mi dai i poligoni del cinese Zhang? Perché io ho la curiosità di vedere come queste si adattano ad un fuso orario completamente diverso nel giro di 2 giorni. Secondo me è dura, però... Roscoe ha perso tantissimo in questo giro, alla fine sarà dietro a Ferri e anche dietro a Wolf. Allora, Zhang partiva con il 27, tanto c'è Paluber che arriva al poligono. Per Paluber il terzo poligono, ovviamente. Credo che abbia sbagliato tanto il cinese, perché non lo vedo nelle posizioni importanti della classifica. Zhang ha commesso 4 errori nella seconda serie. Ma d'altronde ci può stare. Tim Burke! Signore, Tim Burke per una medaglia con un 5 su 5. Apre subito male però. C'è anche Lars Berger al secondo poligono. Tanto allora, no, dobbiamo aspettare ancora. Un ulteriore aggiornamento importante, 18 km e 4. Un errore per Paluber. Ormai per Paluber diventa dura conquistare punti. Troppi errori oggi. Ma intanto ringraziamo tutti quelli che stanno scrivendo, saranno arrivate oltre 100 email, ma diventa complicato rispondere a tutti. Poi qui abbiamo un sistema che è un po' più complicato rispetto a quello che utilizziamo a Milano. Schlesinger sta andando, credo, forte. Schlesinger che ha 26 secondi e 3 su Cherezov. Ma ne aveva... Ne aveva pochissimi. Aveva 4 secondi su Cherezov, gliene ha dati 22 in 2 km. Mentre sta arrivando al traguardo René, che passa proprio sotto la nostra postazione. Ma comunque credo che sia una prova positiva quella di René. Con 3 errori potrebbe essere nei 15, dai. Cosa dici? Speriamo, anche se non è facile, perché bisogna aspettare tutti quelli che devono arrivare. Ferri sta arrivando già adesso e sarà davanti a René, credo, di una decina di secondi. Comunque, intanto va in testa su Bierbacher, mentre sta arrivando invece Ferri. Ferri che va davanti e ha guadagnato abbastanza nei confronti di Guillermo. Ferri ha buttato via la vittoria, secondo me. Beh, era davanti a Poiré, poi adesso bisogna vedere se c'è qualcun altro, ma Björdalen ne ha sbagliati subito 3. Vabbè, quello senz'altro, Björdalen credo che sia fuori dal gioco per le medaglie. Salvo sorprese, è passato anche Kruglo che dietro Greiss. Greiss sta andando come una moto in quest'ultimo giro. Greiss e Schlesinger, candidatura importante per la medaglia. Però c'è anche Daniel Mesotic che sbaglia. E quindi niente da fare, niente più possibile medaglia per lui. C'è anche comunque Kruglov che cerca di... ma ha perso terreno. Kruglov. Di tenere. Ha perso terreno da Greiss. E anche da Schlesinger. Quindi i russi che sugli sci oggi non hanno fatto la differenza e rimarranno senza medaglia. Alexander Wolf all'arrivo per essere davanti a Ferri. Wolf ha finito molto forte. È davanti. Ce la fa. È davanti di un paio di... No, meno 7 decimi. Aveva 3 secondi di distacco dallo svedese ai 18 km e mezzo. Adesso aspettiamo Ivan Cherezov e prima ancora Roscoe. Roscoe si è difeso però nell'ultima parte di tracciato. Aveva perso molto nei primi 2 km e riesce a rimanere davanti a Wolf e Ferri. Non l'avrei mai detto, mai. Invece sarà davanti, guarda. Perché ha speso meno degli altri, comunque, o si è gestito diversamente. No, invece è dietro di un secondo. Che sfortuna, comunque praticamente a 3 decimi da Ferri. 3 atleti in un secondo, beh, meno male che questo non è il podio.
Però non ci va tanto lontano, perché deve arrivare poi Poirier, eh. Eh già, adesso arriva Cerzov, qui siamo su Schlesinger che sta veramente andando come un treno, ha trovato una forma incredibile in occasione di questi campionati del mondo, quindi le medaglie già conquistate non sono un caso. E Marco da Imperia chiedeva se Schlesinger possa pagare al poligono visto il ritmo sugli sci come la gara precedente. Ha pagato la seconda sessione, però 18 su 20 non è mica male. Arriva Cerezov, che credo poi venga superato da Schlesinger. Schlesinger poteva alle 13, Cerezov 9. Cerezov molto, molto affaticato in questo finale di gara. Tanto Fischer passa 18 e 4 ed è al momento nei 13. Fischer ha pagato il primo poligono, poi si è ripreso bene, però se non sbaglio ha commesso un errore anche nell'ultimo poligono. Schlesinger è passato sotto la nostra postazione. Eccolo qui. Ragazzi, che ultimo giro Schlesinger. Certo che Greis, per rimanergli davanti, sta facendo a sua volta delle cose straordinarie. Ma guarda che finale! Chapeau. Medaglia praticamente prenotata, direi, a questo punto. Guarda, no? Dario, Cerezov aveva un distacco di 3 secondi e un decimo dopo il quarto poligono. Ha portato a casa quanto? 30? Eh sì. Arriva anche Mickey Greis, che è andato ancora più forte di Schlesinger. Impressionante l'arrivo. Fantastico. Di Greis. Il campione olimpico va davanti, uno dietro l'altro, davvero i passaggi. Beh, Biordani ha commesso 3 errori, non sbagliasse più magari potrebbe fare meglio di Greis e Schlesinger. Chi lo può dire, vediamo. Tanto Frud Andresen con un errore in 2 poligoni è ottavo. E quindi ancora in gioco anche lui, non dimentichiamolo, è sui tempi di Greis Andrese. E Greis poi ha commesso un altro errore. Suman intanto con il 10. Gara che davvero già qui esprime dei verdetti pesantissimi, se non definitivi, ma molto importanti. Suman non brillantissimo sugli sci, la prova al poligono e superlativa 19 su 20. Mi pare stia arrivando anche Kruglov. Vediamo il suo tempo. E ha perso tantissimo Kruglov. Riesce a rimanere davanti a Cerezov. Però. E comunque era secondo dopo 4 poligoni Kruglov. Però sai, un atleta di tale spessore, perché Kruglov è atleta di spessore, con un 20 su 20 lo vuoi sul podio. Non ti può arrivare poi quinto in una gara di campionato del mondo, soprattutto considerando che ha davanti gente che ha sbagliato parecchio. Sugli sci ha perso 2 minuti e mezzo da Greis e da Schlesinger, francamente troppo. Bravo a lui in ogni caso, il papà vinse una medaglia nella sprint, la medaglia d'oro qui ad Anterselva nel 75 se non erro. C'è ancora tempo per eguagliarlo, c'è ancora una gara, la partenza in linea, poi ovviamente quella squadra. Quella squadra è già più probabile, ovviamente. Teniamo d'occhio il poligono soprattutto per aspettare i norvegesi, ma adesso si aspetta in particolare Poirier al traguardo. Salutiamo Giovanni da Borgo Valditaro, che è in Venezuela addirittura a seguire la gara attraverso il sito internet eurosport-it.com. Arriva un Ricco Gross affaticatissimo, non riesce più ad andare avanti, poverino. Sarà in quinta posizione provvisoria, credo, però poi arriveranno i francesi Fourcade e Poirier. Enrico Gross quinto con 1.11 di ritardo. Fourcade passa sotto la nostra postazione in questo momento. Bisogna togliere 30 secondi al tempo di Enrico Gross. Ha sofferto Fourcade nell'ultimo giro, Dario. Già, guarda, e vedi? Resta davanti a Gross, ma niente. Sì, non a Cerezov invece. Poi passa sotto la nostra postazione Sven Fischer. E adesso aspettiamo fuori. Però se tanto mi dà tanto, vediamo un po'. Eccolo qua Poirier, no, ce la può fare, sì, ha sì. Gestito in scioltezza in quest'ultimo giro, c'è profumo di medaglia d'oro per Poirier, che quindi va a raggiungere il signor Björdalen a quota 7 titoli individuali vinti. La sfida si riapre. E arriva Rafa Poirier per far segnare il miglior tempo e festeggiare alla sua maniera. 27 secondi quasi di vantaggio. Tanto seguiamo Vindish che arriva al poligono. Marcus Vindish alla sua seconda sessione di tiro, la prima in piedi, piazzola numero 17. Si abbraccia con Fourcade da parte di Poirier.
C'è Björdalen al poligono. Finisce, ha commesso due errori. Velocissimo Björdalen in questa sessione di tiro. Piazzola 29, per cui viene sfatato il tabù di una Piazzola che finora ha portato male un po' a tutti. In qualche modo però ha portato male lo stesso, perché i primi tre errori, anche se non li ha commessi lì, sono quelli decisivi, insomma. Vediamo che cosa succede. Comunque adesso, cosa c'ha? Il 35esimo tempo, 36. Vediamo, la gara è ancora lunga. Tanto io prego sempre la regia di Milano di stare sulla gara, essere sicuri del sincro tra immagini e audio, ovviamente. Questo è un poligono comunque finora molto sicuro. Vediamo l'ultimo, ma nessun tipo di problema. Chissà che cosa è accaduto nella prima sessione di tiro, perché le condizioni di gara non sono mai cambiate praticamente. Guarda, a parte la luce. Sì, la luce, poi c'è una leggera brezza in più rispetto all'inizio gara. Dopo tre poligoni, che grandi inserimenti ci sono? Beh, quello di Berzins, che è 15 su 15, però poi insomma. Però comunque ha più di due minuti di ritardo, per cui non può incidere sulla classifica. Noi ci fermiamo qualche istante. C'è l'arrivo anche Tim Burke per gli Stati Uniti, una prestazione sugli sci convincente la sua, davvero, perché con due errori è davanti a Fourcade e a Ricco Grosso. Non è novità questo ragazzo, è tutto l'anno che fa molto bene, insomma, complimenti a lui, davvero complimenti a lui. Tanto non vi abbiamo segnalato i due errori di De Lorenzi al quarto poligono. De Lorenzi comunque un totale di tre errori dovrebbe arrivare in questo momento. È partito con il 26 dopo Tim Burke, sarà dietro a Guillermo. Dovrebbe comunque essere in zona punti anche oggi, in una posizione magari attorno alla ventesima, dai, giù di lì. Aspettiamo il suo passaggio sotto la nostra postazione, mentre c'è Paluber al suo quarto poligono e Berger invece al terzo poligono con un tempo già alto, due errori, e oggi tra l'altro sugli sci non sta facendo granché la differenza. Sergei Novikov invece per la Bielorussia. Novikov butta via la gara, però aveva già commesso due errori in piedi, molto bene a terra male in piedi, però ci sta anche questo. Ci aspettava un finale diverso con i norvegesi, che insomma potevano stare più vicini, invece al momento viene un po' disatteso. C'è il passaggio di Paluber dopo quattro poligoni. E quindi ci sono tre italiani nelle prime 25 posizioni, tra la 14esima di Guillermo e il 24esimo di Willy Paluber. A proposito di René Laurent, Guillermo ci ha proprio raggiunto, adesso sicuramente scambieremo qualche battuta con lui. Ma sì, Berzins va seguito perché va per il 20 su 20. Anche se, come dicevamo, con i due minuti che aveva già di ritardo, questo errore gli costa parecchio. Sì, è dietro anche a René potrebbe essere nei 15, dai. Si potrebbe inserire eventualmente Björdalen, che però ha già sbagliato tanto, non può commettere errori. Mentre qui siamo su Daniel Mesotic, che va davanti a René, però con un errore in meno. Dovrebbe essere arrivato anche Christian, arriva in questo momento Christian. Andiamo a vedere il suo tempo. È diciottesimo. Sì, due minuti più lento rispetto a René sugli sci, però credo che arrivino punti anche per lui oggi, quindi due appunti li portiamo, va bene così, insomma. Adesso ovviamente la domanda che credo da casa tutti vogliono fare a René, che ovviamente è arrabbiato, ma ci sta, perché sa ancora una volta di esserci giocato comunque bene le sue chance. È mancata quell'occasione nella seconda serie a terra. Cosa, intanto buongiorno e comunque complimenti, perché non è mica facile, insomma, il poligono è così, croce delizia. Grazie, ciao Dario, ciao a tutti. Sì,
Per la seconda serie ho sbagliato, probabilmente ho sbagliato l'approccio. Sa che l'ultimo errore della prima serie in piedi mi ha un po' condizionato, ero un po' arrabbiato. Ci ha pensato troppo. Ma volevo prenderlo, l'ho sbagliato, l'ho controllato, l'ho rifatto due volte, non si è chiuso e mi ha un po' fatto, mi ha mandato un po' fuori di testa. Sono un po' arrabbiato e penso che me la sono tirata dietro tutto il giro e quando sono andato poi a sparare a terra, di conseguenza ho fatto qualche cavolata. Ci ha rimuginato troppo su quell'errore in sostanza? Ma sì, perché insomma se partivo via con lo zero mi cambiava tutta la gara. Invece così purtroppo è un uno e mi ha messo subito, non dico che mi ha tagliato fuori, però mentalmente mi ha fatto un po' male. Oggi le condizioni com'erano, soprattutto per quanto riguarda i materiali, direi comunque buoni? Ma oggi mi sembrava di volare, fisicamente proprio ho avuto veramente facile a fare la gara, ho sensazioni bellissime. E gli sci non erano male, erano veramente, è una neve un po' strana, sembra di non riuscire a scivolare, di frenare in discesa quando si è a alte velocità, però è una sensazione che parlavo prima con altri atleti prima di partire, tipo Raf così, che avevano anche loro, che erano preoccupati per queste sensazioni che avevano al tiro, sugli sci, scusate. Intanto seguiamo Björn Dahlen che prova sempre questo inseguimento che però diventa difficile con i tre errori iniziali, e adesso siamo anche con i colleghi di Eurosport, credo che nei prossimi giorni avrete modo di insomma seguire questo, chiamiamolo siparietto, proprio con René che è venuto a trovarci in cabina di commento, mentre anche René sottolinea quello che ha già spiegato prima Massimiliano, c'è l'asterisco su Schumann, quindi bisogna poi capire quello che è successo, ci potrà essere una penalità. Prud Andrés intanto niente male, perché è lento a sparare ma non sbaglia ed è una novità. Eravamo un po' perplessi ieri sera quando abbiamo visto i partenti dei norvegesi, perché insomma bisognava il coraggio a lasciare fuori Svensson e gente di quel calibro per mettere dentro Frode e Lars, che comunque tutti lo sanno al tiro hanno i loro problemi, però si vede che, come sta dimostrando Frode, è in giornata, è un buon periodo, quindi hanno fatto bene, si vedrà poi a fine gara. Senza l'errore chiaramente sarebbe in seconda posizione, a 1.24 di ritardo al terzo poligono. Sugli sci il più veloce è stato, come segnalava Massimiliano, Miki Greis, che ha battuto solo per quanto riguarda il tempo di fondo Schlesinger per 8 secondi e mezzo. Mentre Guillermo, insomma René, è stato più o meno a un minuto dai due più veloci. Le condizioni invece al poligono, la luce, René? No, guarda, la luce è la stessa luce che avevamo quando abbiamo mezzerato, quindi da un certo punto di vista non ha creato nessun problema. Adesso pare che si sia alzata un pelo d'aria, però non c'è mai stata un'aria molto difficile da gestire in questi giorni, sempre più o meno la stessa, quindi quando si capisce come bisogna comportarsi non è difficile da gestire. Qui c'è 19 su 20 di Lessing, che quando ci sono i grandi appuntamenti ogni tanto tira fuori qualche risultato importante, però nel complesso, insomma, sugli sci non è uno di quelli che fa la differenza. Finora debacle norvegese, credo che solo Andresen possa puntare a un risultato importante. Berger ha sbagliato tanto, Björn Dahlen sta provando a rientrare, ma sugli sci in questo giro non guadagna, almeno su Ferri, che era quello in testa dopo due poligoni. Insomma, c'è il rammarico di quegli errori al secondo poligono, c'è poco da fare. Purtroppo mi sono messo giù e il primo gli ho dato cattivo sul grilletto e il secondo errore ho fatto per tirare la prima pressione e mi è andato via. Sono errori che commetto abbastanza sovente e non riesco proprio. Ci sono i momenti che sono un po' bui quando sono lì e faccio queste cose che poi mi penalizzano il risultato finale, però no, sono veramente soddisfatto perché... Questo te lo ricordi? Questo tira fuori la gara sempre negli appuntamenti importanti, un ottimo tiratore
però sugli sci è uno di quelli che paga, infatti con un credo 19 su 20 non sarà nei 15. Noi colpevolmente ci siamo dimenticati di Alvar Danevold, che ha sbagliato al primo poligono e credo che automaticamente sia fuori dalla lotta per le medaglie. Danevold, che non ha una grandissima condizione sugli sci, tu prima parlavi dell'assenza di Svensson, Svensson viene risparmiato probabilmente per le gare a squadre. Ma penso che col livello che si ritrova Svensson non abbia bisogno di risparmiarsi per le gare a squadra, anche perché quando uno va, se in forma, può fare tutte le gare che vuole, che le tiene. Sì, vedi, ad esempio Anevold al secondo poligono rispetto al tuo tempo a 40 secondi di distacco, parità di errori, mentre c'è Björdalen che sbaglia ancora, quindi fanno 4. Fuori dal gioco per le posizioni che contano, 2 errori, 5 totale. Debacle, si riapre anche il discorso Coppa del Mondo perché Grice oggi è secondo, ma quindi recupera tanto su Björdalen, che poi salterà 3 gare in occasione della tappa di Lahti. Beh, almeno lascia un po' di spazio anche agli altri, perché sennò vincerebbe tutto lui. Da un certo punto di vista non sarebbe neanche bello, insomma. Allora, noi intanto ne approfittiamo per una piccola pausa e poi torniamo di nuovo in diretta per il finale. Farci nella nostra postazione di commento, salutiamo tutti gli amici di Eurosport a casa. René, com'è stare qui in cabina di commento? È diverso da stare in gara? Beh, è un po' meno faticoso, però mi diverto tantissimo. Infatti se ogni volta che posso vengo, perché è veramente bellissimo. Poi è divertente perché comunque con voi ho un buon rapporto e almeno anche la gente da casa ha la possibilità di chiedersi attraverso le mail cosa è successo, cosa non è successo, cosa pensiamo del biathlon e di tutte le notizie che possiamo dare alla gente che ci segue da casa. Oggi la gara comunque, insomma, poteva andare meglio, peccato davvero per chi non ci ha seguito prima, per quei 2 errori commessi nella terza serie. Visto quello che era successo alle Olimpiadi, insomma, speravi di poter far meglio, siamo più o meno su quel risultato. Sì, con la differenza che oggi l'ultima serie non ho fatto quello che avrei dovuto fare lo scorso anno per raccogliere quella piccola medaglia che ho sentito mia fino al terzo tiro. Oggi purtroppo c'è stata quella serie di mezzo che mi ha un po' tagliato fuori dalle posizioni che contano, però sono soddisfatto lo stesso perché sto dimostrando che sto facendo un buonissimo mondiale, a parte l'inseguimento che comunque è andata così, però sono veramente soddisfatto di tutte le mie gare. Intanto continuiamo a seguire la gara con Maric che commette un paio di errori. Adesso faccio intervenire di nuovo ovviamente Massimiliano per ulteriori approfondimenti ed analisi. Ci siamo un po' persi per quanto riguarda le email. Camilla chiedeva ma che fine hanno fatto i norvegesi siccome partivano nel terzo gruppo. Se scrivete l'indirizzo diretta @spar.com, adesso direttamente abbiamo la possibilità poi di farvi rispondere da Massimiliano anche e da René ovviamente. Seguiamo questi ultimi giri dei norvegesi che magari con un colpo di coda la medaglia la possono ancora portare a casa con l'uomo che nessuno si sarebbe aspettato, Frode Andresen, mentre qui siamo sul finale di Paluber che oggi ha sbagliato un po' troppo al poligono. Credo che difficilmente porterà a casa dei punti, lui era lì per conquistare la qualificazione per la partenza in linea, direi che a questo punto non ci sono grosse chance, poi andremo a fare anche il conto degli eventuali qualificati. Ho l'impressione che per Villi divenga praticamente impossibile. Peccato perché si teneva veramente a far bene in casa, si è allenato alla stragrande come sempre, perché comunque Villi è una bestia d'allenamento, si allena veramente tantissimo e quando si mette in testa una cosa fa di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ecco, seguiamo anche questo terzo poligono di Anevold ha commesso un errore nella sessione di tiro a terra, con 19 su 20 teoricamente potrebbe ancora rientrare nel gioco per le posizioni che contano, anche se Andresen forse al momento è più quotato perché ha un passo superiore sugli sci. Beh, sarà già dietro a Schlesinger che al terzo poligono è uscito con un totale di 2 errori. Anevold che non è in condizione. Stenta un pochettino, insomma stenta. I suoi bei risultati quest'anno li ha fatti, però
francamente pensavo che qua ai mondiali fosse un po' più tonico. Sì. Tempo già elevato, guarda. L'unico che può fare ancora qualcosa per i norvegesi è Ford Andresen. Tu come valuti questa scelta dei norvegesi di partire nel terzo gruppo? Ma ieri le previsioni del tempo davano neve. C'è stato un po' di. Abbiamo discusso un po' tra noi atleti, tecnici e skimen per la scelta dei gruppi di partenza. E Delo, lui ha preferito partire nel secondo perché davano neve da inizio pomeriggio, un po' di neve da inizio pomeriggio, quindi in teoria la gara doveva essere partita. Io ho detto che se nevicava da inizio pomeriggio probabilmente ero già in gara, se prendevo il primo gruppo, quindi ho rischiato, e se nevicava, iniziava a nevicare prima era per tutti uguale, quindi è stato un rischio. I norvegesi, loro si vede che hanno preferito rischiare un po' meno, partire dietro, o probabilmente avevano materiali che magari col passare delle ore, diventando un po' più fresca l'aria, riuscivano a andare un po' meglio, diciamo così. Tanto Berzin si inserisce davanti a Christian, che scala in 19esima posizione, tu resti 14esimo, ma resta l'incognita di Suman, che ha un asterisco a fianco del suo nome, non sappiamo per quale motivo. A volte può anche darsi che gli venga tolto magari un minuto per bersaglio colpito che non si è chiuso, però la vedo dura. Sì, come è successo domenica per l'inseguimento femminile, che mentre allora sull'invito che avevo fatto per quanto riguarda le domande da fare o comunque le email da scrivere per René, Peppe dice: grande René, complimenti, i tuoi giudizi sono esemplari, corri sempre per vincere, i piazzamenti non programmarli, prima o poi verrà anche il tuo turno. Grazie. È ovvio che come tutti si parte sempre per vincere, purtroppo ogni tanto mi faccio prendere un po' dalla foga, un po' da, appunto, ho troppa voglia di vincere, troppa voglia di far bene e mi frego un po' con le mie mani, però di stagione in stagione miglioro, di stagione in stagione imparo qualcosa, magari prima di andare in pensione riesco a tirare fuori un gran risultato anch'io. Maurizio da casa dice: visto la tua ottima velocità sugli sci, non varrebbe la pena di prendersela un po' più comoda nel poligono, specialmente in questa gara? Massimiliano lo predica insomma da diverso tempo, non ci sono poi molte scelte da fare. Intanto Andresen, attenzione, che può addirittura va a inserirsi davanti a Krugloff. A questo punto è medaglia Frode Andresen. L'ultima serie non finisce come a Salt Lake City, quando arrivò con 15 su 15, e poi lì davvero fece venire uno spavento a Bjørndalen. La Norvegia può festeggiare una medaglia, ma non con Bjørndalen. È quarto, però comunque sugli sci adesso guarda, e credo che insomma può fare qualcosa di meglio rispetto a chi è già arrivato al traguardo. Allora vediamo, ha un decimo di ritardo su Greis. Krugloff gli finisce dietro. Finisce dietro perché un po' strana la condizione anche di Krugloff, ha fatto un gennaio mostruoso. Pensavo veramente col tiro che ha Krugloff di arrivare qua e fosse sempre non è dopo la musica, comunque col tiro che ha fatto uno come lui doveva essere quantomeno sul podio. Sì, però attenzione, la gara non è su Krugloff ma è su Greis e Schlesinger, che hanno commesso un errore in più al quarto poligono in totale, quindi 18 su 20 contro 19 su 20. Teoricamente Andresen deve difendere 9 secondi su Schlesinger, che l'ultimo giro è andato forte così come Greis. Teoricamente non ce ne sarebbe, però oggi credo che la Repubblica Ceca abbia trovato materiali straordinari, perché anche gli altri andavano forte sugli sci, quindi teoricamente non è scritto, gli altri hanno guadagnato su Andresen oggi. Non ho capito, scusami. Ti dicevo che Schlesinger e Greis hanno un tempo migliore sugli sci dopo 4 poligoni rispetto a Ford Andresen. Ma è strano, Schlesinger è veramente in una condizione strepitosa, veramente. Non è così facile. C'è l'impressione veramente che il tempo voli e hai sempre paura di perdere tempo.
Tanto sbaglia ancora Bjordalen, ne sono a 6 adesso gli errori. È la seconda delusione in stagione nel biathlon, perché è la seconda gara che sbaglia praticamente, visto che nell'inseguimento successivo alla gara che aveva la prima che ha sbagliato in stagione, poi aveva fatto veramente una prestazione straordinaria, tanto da arrivare nei 10. Sì, lì quel giorno probabilmente c'erano anche i materiali che non erano veramente al top, anche perché al primo intermedio beccava già 18 secondi e penso che quel giorno è stato tutto un insieme di fattori che l'hanno tagliato fuori. Dicevamo del poligono. Sì, ci sono vari... Questo poligono del Terserve è uno di quei poligoni in cui si può veramente cercare di mollare un po' il tiro sugli sci, perché è veramente duro. Se si arriva col... stanchi si fanno veramente... è veramente difficile fare il pieno. Però ci sono veramente altri poligoni in cui se non arrivi a tutta sulla piazzola prendi veramente una vita e vieni veramente, e gli altri ti staccano anche lì, perché comunque quando si corre con Ole, con Frode, con gente che sugli sci mena veramente forte, non puoi permetterti di staccare la spina da nessuna parte, perché ti segano le gambe immediatamente. Quindi sì. Si può cercare di gestire un po' meglio lo sforzo, un po' tutto, però bisogna poi metterli dentro, perché sennò tanto vale. A proposito di pulsazioni, René, questa novità proprio proposta oggi del cardiofrequenzimetro anche in grafica, è una cosa a cui tu ti sottoporresti? Cosa ne pensi soprattutto? Beh, ce l'hanno proposto a inizio stagione. È una cosa che può essere interessante per l'atleta o anche per la gente a casa. Io personalmente quando corro preferisco essere pulito, non aver niente, aver meno roba possibile su di me, perché mi dà un po' tutto fastidio, quindi è una cosa da... sì, magari prima da provare, magari in allenamento. Rimane comunque una curiosità, penso più una cosa televisiva che una cosa per l'atleta, anche perché noi facendo allenamenti tutto l'anno, magari col cardio, bene o male sai gestire, sai quello che a che frequenze stai girando e come ti stai allenando. Tanto Pablo all'indirizzo diretta @chiocciolorosport.com, mentre vediamo Furden Andresi, adesso dovremo avere il primo aggiornamento, credo, del pre-time. Pablo dice, ti fa i complimenti, ti chiede perché nella sessione in piedi apri dal secondo da destra e poi voleva chiederti anche perché di solito nella partenza linea non riesci a far bene, sperando che questa volta sia diverso, chiaramente. Beh, parto dal secondo così perché per tagliare un po' il ritmo, perché sennò tendo ad accelerare. Intanto è passato il pre-time Frude Andresen e quindi Massimiliano in qualche modo aveva visto bene, perché è già dietro a Schlesinger e oggi sugli sci i due stanno veramente andando forte. Beh, Schlesinger e Greis, anche lui ha avuto un momento di pressione a gennaio in cui faceva veramente fatica a trovare veramente il ritmo che aveva nel mese di dicembre, e adesso oggi è stato veramente, direi, mostruoso, perché comunque anche uno come Frode non ha fatto né sprint né inseguimento, quindi era abbastanza riposato, e riuscire a metterlo dietro significa aver fatto veramente una gran gara. Vediamolo qui adesso il passaggio di 18.4, perché veramente Schlesinger è andato forte ed è in proiezione, resta quarto in effetti Andresen. Allora su Greis continua a perdere, aveva 6 secondi di ritardo al pre-time, adesso sono diventati praticamente 9, invece è ancora a contatto su Schlesinger, la differenza è di 1 secondo e 3 decimi, ma il ritardo comunque continua ad aumentare. Poi la gara in linea non lo so, non... Faccio un po' fatica, perché comunque subisco un po' il ritmo degli altri, come una gara individuale, voglio far troppo e aumento un po' il ritmo di tiro senza rendermene neanche conto e voilà, e purtroppo non li metto dentro e li sbaglio.
e mi taglio le gambe da solo come l'80% delle gare che faccio. Tanto segnalo Oleksandr Bilanenko con 20 su 20, non è il primo, ha 2 minuti di ritardo ed è tredicesimo. Mentre per quanto riguarda le domande, Andrea chiede a René se non è troppo un minuto di penalità nell'individuale, però dobbiamo dire che questa è la gara storica del biathlon. Ma poi lo sai già prima di partire, quindi sta a te a chiudere tutti i bersagli e non sbagliare, anche perché un minuto sì è lungo, è duro da recuperare, però tra virgolette è la gara in cui si spari bene, riesci a fare la differenza anche se un giorno magari che sugli sci non sei veramente performante, quindi sparando bene è una gara portata di molta gente. Mentre c'è Anevold al quarto poligono, dopo l'errore iniziale davvero ha trovato un gran ritmo, per oggi non vale per una posizione fenomenale, diciamo così, comunque è una gran gara, 19 su 20. Andrea Gandolfi che ci ha scritto e ha posto questa domanda, di Solignano, quindi provincia di Parma, un volontario che a distanza di un anno delle Olimpiadi di Torino vuole ringraziare René e la squadra azzurra per le emozioni che hanno regalato a tutto il pubblico. Beh, noi diamo sempre il massimo, vogliamo... Poi è vero che abbiamo fatto una grandissima Olimpiade, anche se non abbiamo raccolto medaglie, anche comunque non si può arrivare in un grandissimo appuntamento e vincere tutto non avendo mai fatto grandissime cose prima, quindi è sempre un po' difficile arrivare lì, anche se la gente vorrebbe la medaglia, però noi abbiamo dato il massimo e siamo contenti anche di questo mondiale, perché bene o male abbiamo dimostrato che siamo una squadra abbastanza competitiva. Intanto Frudendresen nell'ultimo rilevamento, quello che è definito before finish, cioè prima dell'arrivo, ha un ritardo da Schlesinger di 1 secondo e 7 decimi, quindi ha perso ancora 4 decimi rispetto al precedente rilevamento, e vuol dire che adesso è interessante vedere come si gioca quest'ultimo tratto, però il podio dovrebbe rimanere tale, la questione di 1 secondo e mezzo. Schlesinger 2 medaglie, veramente strepitoso, sono veramente contento per lui, perché veramente... Vediamo se nel finale riesce a prendere qualcosa, ultima curva per Frudendresen, ci prova fino in fondo per acciuffare il bronzo, no. Niente da fare, arriva battuto per 1 secondo e mezzo, qualcosa in più, è battuto Frudendresen. Battuto di 1 secondo e 9 decimi il norvegese, questa è dura da accettare, il quarto posto così è davvero duro. Ecco. Beh, Frode con un tiro così arriva al quarto, penso che... Stasera, se di solito non ride, oggi ride ancora meno. Vabbè dai, è il miglior risultato in carriera in questo tipo di gara. Credo che possa essere contento. Sai qual è la sfortuna? Che non si qualifica neanche per la partenza in linea, a meno che non decidano di farlo gareggiare escludendo uno degli altri. Perché teoricamente lui oggi fa 40 punti. Berger ne ha fatti 42 già sulle prime due gare, per cui è dietro. Senza dimenticare che ci sono gli altri che sono nei primi 15 della classifica di Coppa che hanno diritto, tra cui questo inquadrato al momento. Quindi la Norvegia ne può scrivere 4, solo la Germania 5 atleti perché Greis è campione olimpico in carica. Teoricamente Andresen guarda anche la partenza in linea da bordo pista, sempre che i tecnici non lo preferiscano, come sarebbe giusto, dal Vanevold, che però sembra che sia una cosa obbligatoria, nel senso che se sono nei primi 15, i primi 4 di ogni nazione partono senza scelta di squadra. Poi non so se uno è malato non certo. Può dimostrare che non possa partire, non lo so. Però tu sei sicuramente dentro, e a questo punto dovrebbe essere dentro anche Christian. Era l'obiettivo di entrambi, sì, l'obiettivo minimo era poter fare la massa, quindi uno è stato raggiunto e voilà, siamo contenti, anche perché rispecchia quello che abbiamo dimostrato ai giochi, che siamo vicini e che possiamo far bene. Ora sta a noi comunque continuare su questa strada, anche perché la stagione è ancora abbastanza lunga. E gli obiettivi quali diventano adesso? Io ho l'obiettivo dei 300 punti,
ora oggi non ne faccio tantissimi. Dovresti farne 15 oggi, perché sei sedicesimo. C'ho più che 10 gare, devo fare una media di 12-15 punti a gara per arrivare a fare sti benedetti 300 punti. Sarà una cosa dura, però spero che con la mancanza di stimoli per qualche atleta, magari per la fine stagione, di riuscire a tirar fuori qualche risultato di rilievo. E voilà. Segnalo solo che bisogna aspettare al traguardo Anevold, chiaramente per aggiornare la posizione poi di René e anche presumo adesso Bilanenko. E anche Bilanenko con il 90 per avere proprio il quadro definitivo. C'è Peppe che scherza ovviamente, dice ma allora è vero, Gurmargit e Livgrete sono tornati in Norvegia, perché no, ma lo dice perché Poiré vince e Andresen arriva quarto. Per no, questo francamente sono veramente troppo contento per Raf, perché secondo me rimane comunque il biatleta tipo, perché è l'uomo che adesso quest'anno e lo scorso anno magari ha sofferto un pelo, magari l'arrivo delle due figlie lo ha un po' gli ha calmato un po' la rabbia e la voglia di vincere, però rimane secondo me comunque il biatleta, perché Ole è fortissimo, è veramente un mostro, però rimane alla base un fondista che è arrivato nei 30 al momento, ma poi ne uscirà. Come detto, c'è da aspettare ovviamente Anevold. Poi c'era un altro amico all'indirizzo diretta @eurosport.com che voleva sapere come vengono scelte, con quali criteri, insomma, praticamente avviene la scelta delle piazzole di tiro. Diciamo che per le gare sprint individuali il meccanismo è diverso da tutte le altre. Sì, la sprint e la gara individuale ognuno si sceglie la sua sagoma, ognuno sceglie dove andare, mentre sull'inseguimento c'è un ordine d'arrivo, l'ingresso. Un addetto della federazione internazionale che ti dice la piazzola che devi andare a riempire, e per la massa la prima serie devi prendere la sagoma del tuo pettorale, mentre dopo è come l'inseguimento, c'è uno che ti dice su che piazzola devi metterti a sparare. Questo era per rispondere a Roberto da Mondovi, mentre aspettiamo la fine della gara in compagnia di René. Fabrizio chiede qual è il tuo poligono preferito. Quello dove sparo meglio. Quante serve? Bene o male sono sempre riuscito a esprimermi a discreti livelli. Beh, poi Rupolding, dove ho fatto quello 0-0, che rimane un poligono comunque difficile, perché comunque hai solo una possibilità, cioè far zero per poterti, perché arrivando in discesa è un poligono abbastanza tra virgolette facile, perché arrivi un po' più riposato. Se no, in generale non c'è proprio un poligono preferito, ce n'è. Sono tutti uguali, sono tutti difficili per me. Però quello ideale, diciamo, anche come proprio tipo di arrivo al poligono, come situazione proprio logistica? Beh, questo qua di Anterselva. Questo qua di Anterselva è il più adatto. Intanto seguiamo ancora Anevold che sta arrivando e può inserirsi nei 15. Intanto ha scritto qualcuno che ci segnala che Andresen supererebbe Berger nella classifica generale, però non conta la classifica generale, perché nessuno dei due nelle prime 15 posizioni, contano i punti ottenuti nelle gare che si sono disputate ad Anterselva. Berger ne ha 42 in dote di sprint e inseguimento. Oggi Andresen quarto, ne porta a casa 40 se non erro, per cui in questa graduatoria resta dietro. Poi eventualmente è anche possibile che decidano di far gareggiare uno piuttosto che l'altro, ma a risultati alla mano dovrebbe essere fuori Andresen e dentro Berger. Thank you.
Eccolo qua Anevold che si avvicina alla zona d'arrivo. Comunque a parte tutto, René, direi che un'altra considerazione va fatta. C'è stato un grande investimento su questo impianto e hanno aggiunto praticamente, hanno raddoppiato le tribune. In particolare domenica era uno spettacolo perché c'era il tutto esaurito, oggi un po' meno, insomma un po' come sabato, ma è anche un giorno in settimana, esatto. Ci sta e devo dire che comunque per esempio prima ha scritto anche Marco Selle per salutarci, fare comunque complimenti a René e insomma sottolineare che nel biathlon averne di pubblico così nel fondo a dimostrazione che forse quella situazione psicologica tra i due mondi sta cambiando in qualche modo. Beh, il problema è, purtroppo è che solo in Italia c'è ancora il problema che il fondista è, mentre Bilanenko considera il biatleta un atleta di seconda categoria e c'è ancora un po' questo modo di vedere le cose, che bene o male come ha confermato anche Ole quando ha fatto la Coppa del Mondo, non è un livello bassissimo nel biathlon, però è così, non è che bisogna fare delle grosse guerre, secondo me bisognerebbe lavorare insieme perché i ragazzi, sia i giovani, penso che non bisogna vincolarli a fare solo una scelta di disciplina. Se un ragazzo preferisce fare una cosa piuttosto che un'altra, deve essere libero di fare, come invece è successo, magari c'è stato qualche problema a livello giovanile che della gente, dei dirigenti dicevano agli atleti o fai uno o fai l'altro, non puoi fare entrambi. Secondo me si può fare fino a 17-18 anni, si può fare entrambi e poi prendere una decisione sullo sport da fare. Intanto Bilanenko ha chiuso in 18esima posizione dietro subito a Guillermo. Anemo Energia avanzata. Partita anche la